strana questa piazza vuota oggi, in questo giorno di solito così partecipato dalla comunità di Rimini. Il pensiero non può che andare ai partigiani, ai pochi rimasti, al nostro presidente Walter Vallicelli, il partigiano Tabacca, che oggi per la prima volta dopo 75 anni non ha potuto essere presente qua in piazza. Nel messaggio rivolto agli italiani oggi, 75esimo anniversario della liberazione, il Presidente della Repubblica ha messo in evidenza i valori della resistenza come base della nostra storia. La resistenza, ha affermato, è festa di liberazione e solidarietà. In qualche modo, in questo modo, in questa piazza così deserta dove risuonano le parole, le note dell'inno nostro, dell'inno nazionale, poi dopo di Bella Ciao. Questa piazza è il 25 aprile che non avremmo mai voluto, mai pensato. La sentiamo sulla pelle questa negazione della libertà. La libertà è come l'aria, ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare. Sono le parole di Piero Calamandrei. La libertà di muoverci, di incontrarsi nelle piazze, nelle strade. La libertà che consente di organizzare le imprese, il lavoro, la produzione. La libertà dei lavoratori di vedere riconosciuti i loro diritti e il loro diritto al lavoro. La libertà nei suoi mille enormi e ormai atavici problemi che ha il nostro paese, è però la libertà che è nata dalla lotta di resistenza e che ci ha donato la democrazia. Il coraggio che porta l'impresa di riconquistare la libertà da una dittatura nazifascista che i nomi che abbiamo alle spalle l'hanno saputo esprimere. Il coraggio dei tre martiri. Sono cognomi, tutte le volte ci si commuove, sono cognomi che suonano romagnoli, Cappelli, Nicolò, Pagliarani. Il coraggio di quei combattenti per la libertà, di partigiani, che hanno saputo nel momento della paura stringersi e stringersi anche per gli altri. Allora solidarietà, fratellanza e coraggio per dare vita alla Costituzione, che non è una carta immobile, ma è una carta sacrosanta che dobbiamo forse imparare a leggere meglio.